tutti voci in questo nuovo video di Yokai Watch 2, polpa anime, che serie che riprendiamo dopo tanto tempo. Ora vi ripeto anche il motivo per cui è stata una serie un po' abbandonata, ma non l'ho abbandonata, state tranquilli, perché la riprendiamo da adesso. Allora, cosa è successo? Semplicemente, ve l'avevo detto anche in un altro video tempo fa, ho perso il salvataggio. Subito dopo aver registrato l'ultimo episodio, per spegnere il 3DS, non so cosa è successo, è stata rimossa la scheda e quindi mi ha cancellato tutto il salvataggio. E ho sfruttato allora questo periodo in cui ero in vacanza per ritornare al punto in cui ero arrivato. E siamo arrivati qui, cioè dovevamo trovare questa medicina per signor Bellavista, perché ci doveva, se non ricordo male, potenziare l'orologio. Quindi andiamo a prendergli questa medicina in erboristeria. Poi vi ricordo anche che questo è un video pre-registrato, quindi se magari non vi rispondo ai commenti oppure se non vi saluto subito è per questo motivo, perché sto registrando questi video tutti di fila per cercare di portarvene almeno uno al giorno, visto che tra qualche giorno, preciso il 2 agosto, partirò di nuovo per le vacanze. E quindi questa volta cercherò di pre-registrarne il più possibile. Allora, siamo arrivati. Benvenuto giovane, che posso fare per te? Buongiorno, il signor Bellavista mi ha chiesto di ritirare qualcosa per lui. Bellavista dell'ora di Vitaliano? Ti ha mandato a fare commissioni, eh? Va bene, preparo il solito. E non preoccuparti per il pagamento, lo metto sul conto di Bellavista. Ah, ottimo. Eccolo qua, l'infuso di erbe. Grazie. Eccellente, siamo sulla buona strada, presto il tuo orologio sarà potenziato. Forza, torniamo dal signor Bellavista all'ora di Vitaliano. Speriamo che non ci dia altre maledette commissioni da fare perché non ho voglia di andare in giro di nuovo. Quindi, torniamo sperando che non succeda più niente, che ci potenzi questo maledetto orologio senza chiederci altro. Perché basta, abbiamo fatto fin troppi giri per signor Bellavista e rieccoci. Dimmi che adesso lo potenzia. Eccovi qua, vi stavo aspettando. Era questo quello che voleva? Ok, abbiamo consegnato l'infuso di erbe. Sì, proprio quello che mi serviva, mi farà lavorare di buona lena. Quindi può cominciare a potenziare lo Yokai Watch, giusto? Dimmi di sì, dimmi di sì, dimmi di sì. Maledizione, mi sa che ci sta pensando troppo. Dunque, vediamo, sei così bravo. No, a fare favori che pensavo di. E ora che altro c'è? Mi sembra di aver lasciato da qualche parte. No, il mio cacciavite speciale. È importante e l'ho perso. Dove l'ho usato l'ultima volta? L'ho lasciato in un negozio di corso del commercio. Si chiama Che Scoperta. Il proprietario è un vecchio amico. Apre il negozio solo di notte. No, addirittura. L'ora di Vitaliano mi tiene impegnato la notte, quindi non posso andarci. Per il mio ricciolo, immagino che dovremmo farlo noi al suo posto. No, no, di nuovo, dobbiamo addirittura andarci di notte. Ma non ci è permesso uscire di notte. Hai ragione, ma qualcosa mi dice che c'è una soluzione alquanto semplice. Sì, si chiama Baku questa soluzione. Ora tocca a Baku aiutare, esatto. Nero, certo. Baku? Splendido, sei amico di Baku, in questo caso sarà piuttosto facile. Sì, Baku mangia il sonno, non sei stanco di notte, è facile sgattaiolare via. E se mamma e papà lo scoprono? Ah, non ti preoccupare. Giusto, Baku veste i tuoi panni, inganna la mamma e il papà. Baku, Baku, Baku. Esatto, quindi non è un problema uscire per cercare il mio cacciavite, giusto? Sicuro, bel trucco, Baku. Bene, allora frettiamoci verso casa e lasciamo preparare Baku per stanotte. Che si deve preparare a fare? Cosa deve fare? Vabbè, andiamo a casa. Certo che fuori di andare in giro mi sto un po' stancando. Sarebbe bello avere qualche. Come si chiamavano gli specchi del teletrasporto? Traspec, sì, mi sembra che si chiamavano Traspec. Sarebbero comodi, eh. Sarebbe anche l'ora di sbloccarli. Anche una bicicletta, visto che c'è lì un negozio di biciclette, non so quando potremo andarci. Intanto sto camminando in mezzo alla strada così a caso, ma io posso. Perché è giusto così. Adesso andiamo velocemente a casa. Perché basta questa storia del fatto che si stanca dopo un po' di corsa. Non mi piace sto fatto. Cosa è successo? No, niente. Ah, ok, mi ero fermato davanti a un motorino che mi stava investendo. Però si è fermato, grande. E rieccoci a casa.
Dobbiamo andare a dormire adesso che è giorno. Vabbè. Tanto qui c'è Gibanian che ci ha preceduto. Dormi. Perfetto. Ed eccolo qua, Baku. Ora Baku prende il tuo sonno. Perfetto. Ero super stanco fino a un attimo fa, ma ora sono sveglissimo. Ma come faceva a essere super stanco se ha dormito fino adesso? Si è appena alzato. Vabbè. Niam, sonno. Ora Baku fa il prossimo trucco. Perfetto. Chissà se parla anche. Magari, che ne so, scende, va a parlare con i genitori. Boh. Wow, piuttosto strano guardare me stesso dormire. Fantastico, ora possiamo uscire quanto ci pare anche di notte, Rikix. Ok, perfetto, possiamo uscire anche di notte. Un'altra cosa che abbiamo sbloccato. Dunque, usciamo in silenzio, così i tuoi genitori non ci sentono. Poi ci vedono lì a dormire e pensano che ci sono i fantasmi. Vabbè. Ma se io tipo vado a svegliarli? No, non posso. Ci stava, ci stava. E ora dove si trova quel centro commerciale? Che scoperta. E che scoperta. No, dobbiamo andare fino là. Oh mamma mia. Maledetto Bella Vista, vecchietto che si dimentica tutto. Ma si può, ma è illegale farci andare in giro così. Poi attraversiamo la strada così a caso, anche se potrebbero beccarci. Il negozio di biciclette è chiuso, sì. Purtroppo. Ah, dobbiamo salire di qua. Ok. E sblocchiamo una nuova area. Sì. Corso del commercio. Notturno, aggiungerei. Spero che non sia troppo lontano questo posto. Attenzione, io ho visto qualcosa. Come faccio ad andarci? Mi sa che devo fare il giro e quella cosa lì mi interessava. Tipo di qua? Sì, perfetto. Vediamo cosa c'è. Ah, perfetto. Tanta roba. Gomma 10 centesimi. Ottimo, non potevamo trovare niente di meglio. Quindi usciamo di qui e andiamo a trovare... Oh, eccolo lì forse. Sì. Nella parte di antiquario. Vabbè, non so cosa c'entri però. Cacciavite, maledizione. E come facciamo a entrarci? No, non dirmi che dobbiamo fare il giro. No, dobbiamo fare il giro. Oh mamma mia, quanto sto odiando questa parte. Ok, dobbiamo scendere di qua, perfetto. Per modo di dire, ovviamente questa è una zona yokai. Ci hanno subito beccato. Io come faccio? Corri? No, non ce l'ho fatta. Vabbè, facciamola in fretta, almeno non rimaniamo senza combattimenti per questo video. Velocemente, spero. Ecco, subito, velocemente, con un rivela da purificare. Ottimo. Ok, uno l'abbiamo fatto fuori. Io userei... avrei usato la Energy Max di Gibanian, però prima dobbiamo stare a purificare Nonno Fame. Poi è anche buono il fatto di purificare perché... Ah, addirittura anche Gibanian adesso, guarda te! Ok, vabbè, non ce n'è bisogno. Anche se un po' di esperienza in più l'avremmo guadagnata, però fa niente. Livello più per Rivela. Spero di non beccare altri... yokai, spero che non mi becchino loro, anzi. Ecco. L'ho detto, adesso devo passare. Sono passato. Quanto sono forte. Un'altra gomma? No, frammento arancio? Di che esattamente? Boh. Vabbè, andiamo. Ho ottenuto un frammento arancio. Boh. Non mi ricordo, forse ce l'avevano anche già spiegato che cos'erano, però boh, non mi ricordo più. Cerchiamo di recuperare questo maledetto cacciavite. Ti interessano queste cianfrusaglie? Sei un bimbo strambo, eh?
Mi manda il signor Bellavista. Il signor Bellavista? Ah, sei qui per quella cosa che quel testone ha dimenticato, eh? Era ora. È rimasta qui per secoli, pensavo se ne fosse dimenticato. Ecco, tieni ragazzino, avverti il signor Bellavista di non perderlo di nuovo. Eccolo qua, super cacciavite, anche il simbolo dello Yokai Watch sul manico. Ora possiamo potenziare l'orologio, andiamo dall'ora all'ora di Vitaliano. Spero! È l'ora di potenziare, non di Vitaliano. Ok. Passiamo di qua, stavolta si può aprire, perfetto. Spero che rimanga aperto. No, non ci credo. È successo. Abbiamo beccato il terrore onirico. Una brutta sensazione a riguardo. Non può essere, non può essere nient'altro. Sta arrivando. Oh mamma mia, l'abbiamo beccato. Il vecchio terrore onirico. Eccolo lì, Loni. Ci mancava. Anzi, ci è mancato dopo tutto questo tempo il grande terrore onirico. Eccolo che arriva. È il terrore onirico, siamo in grossi guai. Scappiamo. Cosa ci faceva lì anche Gibanian esattamente? Ma dove dobbiamo andare? Dove? Alla porta che non so dove si trova però. La famosa porta che ci fa sparire. Non lo so, corri e basta. Ah, grazie Whisper. Nuovo cross e... cos'è che c'era scritto? Vabbè, intanto queste cosa sono? Non mi ricordo cosa sono quelle cose lì. Sul serio Whisper, dove dobbiamo andare? Grande Whisper. Oh, eccola lì, il portale. Se attraversiamo il portale tutto tornerà alla normalità. Presto, corriamo, scappiamo attraverso quel portale. Ricevuto. No, aspetta, io prima voglio raccogliere più oggetti possibili. Visto che non è tanto lontano l'obiettivo. Ah, questo è il... quel coso che ci fa correre velocemente, perfetto. Mi sa che devo passare di qua, aiuto, spero che non ci becca. Ci sono quelli maledetti yokai. Attenzione qui. Qui ci beccano prima o poi qui ci beccano. C'è uno yokai dentro quel tunnel. Facciamolo uscire con calma, perché se no siamo in grossi guai. Io però voglio prendere... No, non posso. Che cos'è quello yokai lì poi? Vabbè, prendiamo questa. Perfetto, non mi ricordo esattamente cosa sono, però io le prendo e basta. Attenzione qui allo yokai che si gira. Sta tornando indietro, attenzione, quindi io starei qui nascosto finché non passa. In teoria non dovrebbe vedermi, ma se mi vede sono fregato. Ok, non mi ha visto, è andato. Non mi ha visto, se n'è andato, attenzione a questo. Non mi ha visto neanche lui. No, ma non voglio andare nella porta, oh. Ma no, ma perché? Io non volevo andare lì. Volevo prendere anche quello scrigno. Ce l'abbiamo fatta, mamma mia. Perfetto, ci è mancato poco. Anche se io non mi ero fatto beccare. Non mi ero fatto beccare, maledizione. Stavo facendo così un ottimo lavoro, maledizione. E vabbè. Volevo prendere la slot Kai Oni. Gira la slot Kai. Volevo prendere anche quell'altro scrigno. Vediamo un po' cosa becchiamo. Mi interessa sta cosa. Dai, 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 vediamo cosa esce. Ah, bene, molto bene. Non mi aspettavo di meglio. No, in verità sì, però fa niente. Sembra che tutto sia di nuovo normale, più o meno. Ce l'abbiamo fatta. Che spavento, perché il terrore onirico capita sempre così all'improvviso? Il terrore onirico è la manifestazione degli incubi dei bambini. I mostri simboleggiano le paure e le preoccupazioni dell'infanzia. Ma allora perché compaiono nel mondo reale? Accidenti, che mistero.
Vabbè, abbiamo sbloccato la guida del terrore onirico. È fantastico che il trucchetto di Baku ci permetta di uscire di notte, ma la notte è pericolosa per i bambini, per quello c'è stato il terrore onirico. Comunque sembra che dovremmo stare attenti al terrore onirico in futuro. Sì, per forza, hai ragione. Grazie per averlo detto anche. Attenzione, vedo nella lente un oggetto con punto interrogativo. E mi sa che dovremmo fare il giro di qui del parcheggio per beccarlo. No, mi sa che invece è in quel giardino. Come facciamo ad andarci? Tipo passando di qua, sì. Ok, dovrebbe essere qua, da qualche parte. Attenzione. Ah, quello è un portale. Uno di quei portali della Prof Portalia che abbiamo fatto nelle scorse missioni chiave. Portale bizzarro, ecco. Boh, ce lo facciamo? Io direi... Ma sì, dai, facciamo. In teoria non dovrebbe essere troppo difficile. Vai, entra. Spero che non sia troppo difficile. Poi se non sbaglio, rigiocando la storia, ne ho trovato un altro, ma non mi ricordo dove. No, siamo al centro culturale. Dobbiamo vincere tre battaglie, ok. Ma sì, dai, ogni tanto ci vuole anche qualche battaglia, visto che ne abbiamo fatta soltanto una in questo video. Quindi vai, proviamo. Io proverei subito con l'Energy Max. Così almeno forse con Gibania li facciamo fuori subito e giustamente dovevano incantare subito per forza lui. Vabbè, noi li abbiamo distrutti, ottimo, così una è andata. 18 punti esperienza, sale a livello 7 lui, come si chiamava? Ah, Sudon Sudon, perfetto. E attenzione, si unisce a noi, no no no. E io gli dico no, no no. No vabbè dai, gli diciamo di sì, dai. Ho saltato anche... Vabbè, fa niente, ho saltato la parte in cui diceva suo nome. Non so se ce l'avevamo già. No, non ce l'avevamo già, non l'avevamo ancora sbloccato. No, no, no. Perfetto, allora andiamo a fare subito le altre due sfide. Ancora no, 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 maledizione, ancora contro di lui. E contro Rumorio, quello non lo conosco. Usiamo... Ma sì, dai. La morsa Energy Max di Rivela. Uno è andato già fuori, abbiamo già fatto fuori. E ora ne manca uno. Manca un... No, no, no. Dai, forza, dategli un colpo, maledizione. Dai, che manca poco. Dai, un altro colpetto. Forza. Oh là, perfetto. Abbiamo vinto 2 su 3. Anzi, 2 su 2. Ora manca la terza. E si unisce a noi Rumorio, questo nuovo yokai che io ancora non ho mai visto. E ovviamente l'accettiamo. Ah, Rumorio. Ok, non Rumorio. Perfetto. Non credevo. Chissà di che rango è. E poi mi devo magari informare un po' e vedere un po' di cambiare la squadra perché così non si è messi tanto bene. Vediamo un po', così per curiosità. Di che rango è? Dov'è la collezione? Eccolo qua, il medaglio. No, ma io volevo proprio... no, gli oggetti non c'entra niente. Il medaglio. Ah no, medaglie. Eccolo qua, il menu che cercavo. Collezione. Sarà di rango C? Intanto qui abbiamo Dolor che possiamo mettere in squadra. E Rumorio, oh mamma mia, di rango E addirittura. Ok, perfetto. Andiamo a fare l'ultima battaglia. Ed è contro Rumorio, anzi Rumorio, devo abituare a dirlo. Rumorio, perfetto. Che bel nome. Subito direi di partire con la mossa Energy Max di Gibanian, perché è giusto così. Così almeno li facciamo fuori in fretta. Che è la mossa più forte che abbiamo al momento, perché li colpisce tutti. Attenzione, uno è sopravvissuto, anche se non per molto, però è sopravvissuto alla mossa di... Gibanian, un Rumorio, non Rumorio. Perfetto. Livello 8 per Baku. E dovrei mettere in squadra Dolor perché è forte. Al posto magari di Sudon Sudon. Anzi no,
di Pulicido. Ok, abbiamo trovato la sfera. Ah, tre sfere del portale. Vabbè, usciamo, va. Così almeno finiamo qua e andiamo a parlare con il signor Bellavista. Potrei concludere qui il video, però dai, andiamo avanti. E ci siamo... No, siamo sbucati qua. Troppo lontano, maledizione. O sbaglio? Mi sembra di essere un bel po' lontano. Ah no, siamo ancora a Corso del Commercio. Però poteva evitare... Mamma mia, oh. Gomma di centesimi. Potevano evitare di farci uscire da questa zona. Troppo lontana, troppo lontana, maledizione. Attenzione, noi possiamo. Possiamo passare anche così. E come faccio a passare invece di là? Di qui? Sì, c'è il passaggio, perfetto. Attenzione, ti ho visto, ti ho visto. No, non tu, albero. Volevo, io ho visto lo scrigno, qua. Ok, e troviamo una gomma, magari. Vabbè, Vigorium, questo è un po' più utile. Percorrere. Ma io spero di ottenere una bicicletta il prima possibile, che è molto più utile. Ok, siamo arrivati finalmente all'ora di Vitaliano. Dimmi che adesso ce lo potenzia, se no mi arrabbio. Mi arrabbio. Bene, bene, hai riportato il mio cacciavite preferito. Oh, come mi sei mancato, cacciavitino. Finalmente posso mettermi a lavorare. Me lo daresti, giovanotto? No, non te lo diamo. ok, l'abbiamo consegnato, il super cacciavite addirittura. Va bene, potenziamo questo vecchio Yokai Watch. Tieniti forte. Oh, finalmente, finalmente. Mamma mia, era anche ora. Dimmi che adesso non ci chiede di andare da qualche altra parte. Siamo sicuri, questo tizio è riuscito a perdere il suo attrezzo preferito. Abbassa la voce, non fargli venire in mente altro da farci fare. Hai ragione, grande Whisper. Eh? Avete detto qualcosa? No, 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 assolutamente. Non sta succedendo niente qui, nessuno ha parlato di attrezzi persi. No, non farlo, non fargli cambiare idea. Dimmi che ce l'ha fatta. Fatto, finito, il potenziamento dello Yokai Watch è completato. Ah, finalmente, che bello. Usciamo da qui il prima possibile, prima che ci manda da qualche altra parte. Con questo dovresti essere in grado di vedere gli yokai più forti. Il resto sta a te, usalo più che puoi. Grande, grazie. Oh, finalmente, raggiunto il rango D. Ora puoi fare amicizia con gli yokai ancora più forti. Evviva. Perfetto, qui abbiamo il tutorial. Vabbè, non ci interessa, lo sappiamo già. Se volete potete mettere in pausa. E direi che finalmente usciamo da questo posto e salviamo, ci fermiamo per questo video. Quindi, diario, oh che bello, ce l'abbiamo fatta. Basta andare in giro in questo modo, fare commissioni inutili, perché veramente sto cominciando a odiare questa parte di storia, ecco, queste commissioni continue da fare. Comunque, per questo video, ripeto, ci fermiamo, un saluto da fare che è per Doma Drago Supremo. Ho solo questo perché, vi ripeto, è un video pre-registrato. E quindi se mi avete chiesto di salutarvi dopo questo video, cioè dopo che l'ho pre-registrato, ovviamente non posso. Quindi magari controllate i prossimi video che potreste essere stati salutati. Ci vediamo allora al prossimo video, ciao a tutti!